intanto, sentendo le parole della collega Bosniaku, sembra di vivere un'altra realtà, un altro mondo, ben diverso. Ma andiamo per ordine. Bilancio di previsione. Punto numero uno. È stato ed è un bilancio non partecipato, non partecipativo, che dir si voglia, in quanto i vari operatori sociali, i cosiddetti stakeholders, non sono stati affatto coinvolti. Si è pensato forse all'ultimo minuto di coinvolgerli, ma, come si suol dire, a babbo morto, in limine mortis. Quindi gli stakeholders tagliati fuori, proprio a riprova che è un'amministrazione che gestisce dall'alto in maniera dittatoriale e non appunto partecipata. Ancora, le commissioni consiliari assolvono ad una funzione importantissima, quella appunto di creare, diciamo, il terreno, svolgono una funzione propedeutica l'attività delle stesse. In commissione gli atti, la documentazione, quando arriva e se arriva, arriva il più delle volte incompleta, e quando arriva, intanto arriva in quanto ci sono state pressioni e sollecitazioni per avere gli stessi, quasi stessimo elemosinando quegli atti che invece ci competono per legge. Quindi più di qualche dirigente dovrà regolarsi di conseguenza a dare gli atti nei tempi dovuti, prima che gli facciamo salire e scendere gli scalini del tribunale a quattro alla volta, correndo, salendo e scendendo. Dirigente avvisato e mezzo salvato. Per favore, vi chiedo scusa, quanto detto per la Presidente Bosniaku, lo ripeto per il Consigliere Abate, ci tengo a seguire la sua relazione, quindi per favore comunico e prego il Consiglio di mantenere il massimo silenzio. Una scelta, una serie di provvedimenti che sembrerebbero fatti, prodotti, partoriti da un'amministrazione che tutto può essere, ma non certo di sinistra o di centro-sinistra. Parliamo di alcuni dati, per esempio. La Tari, mentre a Bari, per esempio, o in altre città, ci sono dei parametri che favoriscono le famiglie più numerose, a Taranto non è così. La bomba davvero è stata per quanto riguarda gli asili nido. Ma è mai possibile che persone che hanno un ISEE da 0 a 7.500 euro arrivano a dover pagare, cosa assurda, 230 euro, persone che pagavano precedentemente, povere famiglie che hanno un reddito annuo che non arriva a 7.500 euro, hanno avuto uno sbalzo nel pagamento, da 53 euro a 230 euro. La matematica, signori, non è ancora un'opinione. Mi si dirà, ma ci sono il costo della vita è aumentato, le spese sono aumentate, così e colà. Stranamente però si scialacqua danaro pubblico, caro sindaco, si scialacqua danaro pubblico per quanto riguarda il 6GP, per quanto riguarda la pletora degli staffisti e di varie strutture collegate atte a dare posti di potere, per quello che di potere si tratti, a trombati politici, vedi l'Urban Transition Center. Ancora l'IRPEF, l'esenzione è stato negato, l'annullamento dell'aumento della esenzione per l'addizionale IRPEF ai redditi che non superano appunto i 15.000 euro annui, altro colpo basso allo Stato sociale, alle categorie più deboli. Ancora, il ricorso ai mutui. Se per alcuni aspetti il ricorso ai mutui può essere necessario in linea di principio, lo fai ovviamente per tamponare delle esigenze, come dire, indifferibili. Ma il buon padre di famiglia cosa fa? Arriva a dover accendere un mutuo, a fare un prestito per tamponare le emergenze. Ma qui non si possono accendere mutui per tamponare le emergenze e poi parallelamente, dicevo,
ci si imbarca in spese faraoniche, vedi appunto quelle citate del 6GP. Sentivo nella relazione della consigliera, della presidente della Commissione Ambiente e della Commissione Bilancio Bosniaco, complimenti. Consigliera, vedo che leggeva, evidentemente le hanno preparato un testo molto... non ha bisogno, quindi prossimo Ministro dell'Economia, mi fa piacere, prossimo Ministro dell'Economia. E dicevo, leggevo anche qui fondi, stanziamenti per l'ambiente a Taranto, chi è costui? Ancora si parla di rifiuti. Fondi, stanziamenti, voci, capitoli di bilancio che riguardano i rifiuti. Se non ho sentito bene, è così. Avete visto com'è ridotta la città di immondezzaio pubblico? Per non parlare poi dello stato comatoso, prefallimentare di Chima Ambiente Amio. Ho sentito parlare di lavori pubblici, di stanziamento di lavori pubblici, quando la città intera è una gruviera, quando si fa sì e no. Qualche ripavimentazione di strada, meno male che ci sono le processioni, io vorrei che le processioni stessero tutti i giorni e che magari si alternassero su varie vie cittadine, di modo che le stesse potrebbero essere, come dire, ripavimentate, riasfaltate. Sentir parlare di fondi per i lavori pubblici a me viene soltanto, non so se da ridere o da piangere. Insomma, è un quadro, come al solito, e volgo al termine del mio intervento, c'è una realtà completamente diversa tra la realtà che viene presentata, che viene sciorinata, e la politica dei rendering, e la politica delle conferenze stampa, e la politica degli annunci ad effetto, e la politica in cui, rispetto alla quale i consiglieri, voi di maggioranza, voi di minoranza, non sanno nulla, perché tantissimi provvedimenti, egregio sindaco, noi li apprendiamo dalla stampa, ma non per nostra incapacità di apprendere o di documentarci, ma perché tanti atti ci piovono così, come dire, caduti dal cielo. Nella tragedia greca c'era il Deus ex machina, che era quello che dall'alto risolveva le situazioni, qui dall'alto abbiamo gli amministratori che affossano Taranto. Per cui io non potrò non votare negativamente questo bilancio. Vedete, io quando sono stato eletto mi ero proposto di fare un'opposizione attenta, nel senso che nel momento in cui c'erano però ci sarebbero dei provvedimenti utili per la comunità, io sarei stato e sarei il primo a votarli. Ma ditemi quali provvedimenti state facendo a favore della comunità, trovatemene uno che ve lo voto, trovatemene uno. Ma avete visto quello che sta giù, il grido disperato dei dipendenti dell'AMIU e dei dipendenti delle ditte dell'appalto? Ma vogliamo veramente scherzare? Vogliamo veramente scherzare? Ma ripeto, la cosa più grave è aver colpito, sindaco, le categorie più basse, le categorie più povere. Stiamo parlando di redditi, lo ripeto, perché come dicevano i latini, repetita iuvant, le cose ripetute servono. Ripeto, come fa un povero Cristo che non arriva a 7.500 euro al mese? Un povero Cristo. Chiedo scusa, consigliere, se la chiedo. Signora del pubblico con il telefonino rosso, per favore, non sono consentite le riprese dal pubblico, grazie. Scusi, consigliere Abate, può continuare. Grazie. Dicevo, un ISEE pari a zero, una persona che ha un ISEE pari a zero, per mandare un figliolo all'asilo, deve pagare 230 euro. Questo, sindaco, significa schiaffeggiare la sofferenza, perché la sua amministrazione schiaffeggia chi soffre. E questi sono dati, numeri, non sono mie congetture, sono numeri. Numeri, andate a colpire, state colpendo le categorie più fragili. Questo è l'assurdo, non ho altro da dire. Sono a dir poco schifato da questo tipo di politica, schifato. E io non sono un uomo di sinistra, ma io penso che chi è di sinistra effettivamente
questo bilancio dovrebbe rigettarlo, dovrebbe censurarlo, dovrebbe metaforicamente bruciarlo.